C'è una battaglia tra voi due. Ok. Wow! Si è acceso! Bravo. Ok. Stiamo mappando la casa. Che c'è, Emily? Hai fatto un disastro. Ma cosa hai combinato? Cosa succede, Emily? Che curiosa. Sta mappando la casa. La casa di Emily. Oh no, vuole scendere. No, no. Mappiamo la casa. Bravo. Signore e signori, benvenuto ad un evento. No, manca qualcosa. Manca ancora qualcosa. Signore e signori, benvenuti ad un evento davvero speciale. Nella nostra sfida di oggi abbiamo due contendenti pronti a darsi battaglia nel campo degli ostacoli. Da un lato il potente e agile Ecovax Depot N20 Pro Plus, l'aspirapolvere Robo, il campione della pulizia automatica. E dall'altro la piccola e temibile Emily Martorana, la piccola esploratrice. Temibile Emily, 11 mesi e mezzo, con il suo coraggio e la determinazione di un vero campione. Ve li presento meglio. Ecovax Devot N20, il robot supereroe della casa. Con 8000 pascal di potenza, il Devot N20 aspira polvere e briciole in un batter d'occhio e grazie al contenitore da 400 ml può pulire a fondo senza fermarsi ogni 2 minuti, pulito senza interruzioni, in tranquillità. Tra i superpoteri di Emily abbiamo le manine curiose. Ogni oggetto, ogni angolo, ogni giocattolo è un nuovo mistero da esplorare. Con una curiosità infinita, Emily è sempre pronta a scoprire e, senza preavviso, a cambiare il percorso del robot. Grazie alla sua tecnologia Zero Tangle, Anti-Tangle, di addio ai grovigli di capelli. Il Debot N20 pulisce senza mai impigliarsi in fili o capelli. Niente ostacoli, solo pavimenti puliti e senza interruzioni. Il gattonamento fulmineo. Emily non cammina ancora, ma gattona con la velocità di un razzo. Nulla la ferma mentre esplora ogni angolo della casa, sempre pronta a creare nuovi ostacoli per il Debot. Osmo Pro 2.0 Vibrating Mapping. Non teme nemmeno le macchie più tenaci. Con il suo superpotere di vibrazione, il Debot N20 sconfigge le macchie ostinate e lascia i pavimenti brillanti, come se fossero stati magicamente puliti da un incantesimo. Il sorriso magico. Quando Emily sorride, nessun ostacolo sembra impossibile da superare. Con il suo sorriso contagioso, riesce a rallentare persino il robot più veloce. Contenitori senza sacchetto. Basta con le buste da cambiare, il Debot N20 è un campione anche dell'ecologia, rimuovendo la necessità di sacchetti usa e getta e risparmiando tempo e denaro, come un eroe che pensa anche al pianeta. Preparatevi ad una sfida vincente e super divertente dove il robot e la piccola esploratrice si sfidano in una gara di agilità. Qualcuno sta studiando l'avversario. Lo sta già uccidendo in realtà. No, Emily, non si fa. Sopra il robottino, poverino. Ehi, ma ci sono tanti giochi lì. Perché devi giocare con quello? Oddio, è partito. Cosa c'è? Che succede? Si sta ribellando il robottino. No, le manine lì, no. Che sta succedendo? Emily versus robottino. Oh! Bene, questo robottino è a prova di bambino. Cioè, che cosa sono queste cose? Tocchiamole. Oddio, la manina. Mandiamola a casa, poverino. Vai a casa. Torna alla stazione di ricarica. E lei torna, guardate che brava. Falla tornare alla stazione di ricarica. Ok, a posto. Avviare la ricarica. Scappa, scappa! Che succede? Che succede? Cosa? Sì, da lì si scarica. Si prende quello e si porta al cestino. Totalmente infrangibile. Non lo romperai. La concorrente sta impazzendo! Cos'è successo lì?
Abbiamo il percorso, vediamo se lo affronterà dignitosamente, ma no, prende già il primo zucchino. Emily deve arrivare là sotto. Facciamo il percorso. Vieni qua. Vieni. Ma no, dentro. Dentro devi passare dentro. Dentro. Beh, un pezzettino, diciamo che. Sì, yeah. Un pezzettino l'ha fatto. Brava! Cosa è successo? Quindi lei ha distrutto praticamente un po' di percorso, ha trovato uno spiraglio lì ed è passata, ha fatto questo tratto. Ah, brava Emily! Hai perso la sfida, Emily, sappilo. O forse no. Vediamo come se la cava il nostro robot. Vediamo se ce la farà il nostro amico robot. Vediamo, vediamo, qua abbiamo un ostacolo. Lo evita! E con un piccolo incidente supera. Emily ha un po' di paura. Bravissimo il robotino. Continua la pulizia ovviamente. Ed Emily ha paura e lo colpisce. A prova di bambino. Cosa c'è amore? Ah, mi sta dicendo grazie, grazie, ho vinto, grazie, la medaglia d'oro. No, Emily non ha superato. Questo l'ha superato. Mentre qui il robotino sta festeggiando, anche Emi a quanto pare. Ditemi nei commenti, secondo voi, chi ha vinto dei due questa sfida? Chi? Chi tu? Chi? Sa di no. Vediamo. Sì. È convinta di sì. Secondo tentativo, Emily, vieni qui, amore. Vieni, tesoro. Vieni, vieni. Qua dalla mamma, vieni. Qua dalla mamma. Dalla mamma, c'è lui che ti confonde, lo so, ma vieni qui. Vieni. Anche lei inciampa su quel peluche. Però possiamo dire che sì, dai, ce l'ha fatta. Ah, se l'è portato a casa. Questo è mio, ho vinto. Torna a casa, tesoro. Tornai alla stazione. Si può fare anche dall'app, ma per comodità l'ho fatto qui. Ci sono un sacco di ostacoli, tra cui anche Emily. Vediamo se riuscirà a tornare alla stazione di ricarica. Dai che ce la fa, dai che la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa, mi impappino pure io. Sta tornando alla stazione di ricarica. Si mette bel comodo e... ottimo lavoro! Fai l'applauso pure tu? Bravo! Sta facendo la pulizia, amore. Non capisco se abbia paura o no. Emily sta giocando con i giocattoli. Vediamo cosa succede. Si attiva il robottino. Parte, parte il robottino. Vediamo Emily che cosa fa. Lui si sta facendo la sua pulizia. Emily scappa. Sta arrivando, sta pensando. Arriva, è giusto. Cuscini sono tattici. Sono anti spigoli. Per Emily ovviamente. Emily è uscita dalla zona del robottino. Perché ho segnato fino a... quindi lei è fuori pericolo in questo momento. Hai paura? È il robottino, è un amico. Aiuta la mamma a pulire. Però quando è spento fai la furbetta con lui, eh? Sta tornando alla stazione perché ha finito la pulizia. Amore, sta tornando a casa. Qui nel frattempo delirio. Emily è voluta salire in braccio invece. Torna alla stazione di ricarica. Chi è? Bravo. Si sta caricando e ora svuota tutto. Adesso vuoi scendere? Guarda come lo guarda. Cosa fa? Cosa fa? Si soffia. Come Emily? Emily soffia col naso. Soffia! Ecco qui la fine della sfida. Due veri campioni, due stili unici. Ecovax, con la sua precisione e autonomia, ha dimostrato di essere un avversario formidabile. Ma Emily, con il suo spirito indomabile e la sua curiosità che non conosce ostacoli, ha mostrato che in questo match non c'è mai una vittoria certa. Oggi, signori e signori, nessun vincitore è chiaro, ma sicuramente una giornata piena di sorrisi, risate e piccole sfide. Valutate voi la sfida, vi aspetto giù nei commenti e ovviamente iscrivetevi al canale, mettete un pollicione in su e condividete questo video e ovviamente seguitemi nei social. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, questa sfida è stata davvero formidabile. Tutti i link in descrizione, a presto.
We'll be right back.